Rieccoci. Tallini rischia di giganteggiare, eh? Lo dico al mio amico Capellupo, che è amico davvero, col quale abbiamo anche fatto qualche tentativo insieme di svecchiare il centro-sinistra calabrese norma. Ma Tallini vince 4-0. Attenzione, Capellupo, sulla questione dei bandi per i direttori generali. Non perché non abbia ragione Capellupo quando gli dice non potete certo protestare voi, non può certo protestare Tallini per il fatto che si prendono degli esterni, visto che la giunta Scopelliti li portò fin dalle Indie pur di mortificare le professionalità interne. Ma perché, caro Capellupo, Tallini sta dicendo una cosa anche seria, sta dicendo che le procedure seguite non sono ortodosse, non sono in regola. E quindi c'è il rischio che anche queste tre cose che Oliverio fa e fa bene a fare, lo dico con estrema chiarezza, cioè di innestare nella burocrazia regionale in alcuni punti chiave delle persone di grande affidabilità professionale, rischiano di essere vanificate da chi? Dalla stessa burocrazia interna. Perché Tallini dice una cosa ben precisa: non potete fare il bando se non c'è la delibera che dice che bisogna ricorrere a un bando esterno. E quando dice queste cose, fa anche il nome e il cognome dei funzionari della presidenza, dei dirigenti dell'avvocatura, che avrebbero dovuto predisporre la delibera e che invece mandano sul sito internet il bando e non presentano e non allegano la delibera della giunta. Questo al mio paese, si chiama sabotaggio. Cioè Tallini sta dicendo a Oliverio, alla fine gli fa un favore, fai attenzione che ti stanno segando l'albero e tu manco te ne accorgi, ma non se ne può accorgere perché sono i suoi collaboratori, sono le persone che lui si sceglie, di cui lui si circonda, sono persone che non si sa bene a chi facciano riferimento. E in ogni caso, sono persone che non hanno certo l'interesse ad aprire le direzioni generali nei punti nevralgici a nuove persone, a nuove professionalità. Hanno tutto l'interesse alla conservazione. È chiaro che avere affidato a queste persone l'incarico di redigere i bandi, allegare i documenti, eccetera, ci porterà ad avere non una, ma mille spiacevoli sorprese. E allora benvenga Tallini che grida lupo al lupo, ed è peccato che Oliverio neanche di questo sappia fare tesoro.